Pronto? UEFA? Sì, sono io della GKSN MPQSR Services. Lo so, avete fatto un'altra volta casino. Lo so, tutte le volte ci chiamate e ma io ve l'ho spiegato mille volte. Siete dei cazzo di boomer. Dovete stare attenti a quello che fate. Altrimenti poi succede come oggi che va in patatrac un sorteggio degli ottavi di finale. Ma com'è possibile? Dovete mettere dei ragazzi giovani a gestire queste situazioni. Va bene, via. Allora dovete. Facciamo così. Torno dopo, va bene? Passo direttamente da Neon e vi vengo a aiutare. Ah, avete già rifatto il sorteggio? Ah, bene, bene. Ne ho parlato con il mio collega. Perfetto. Mi raccomando, basta boomers. Cercate di assumere qualcuno di più giovane che sappia di che cosa stiamo parlando, va bene? A risentirci. Doveroso preambolo rispetto a qualcosa di incredibile è successo stamani durante il sorteggio delle 12. Non so se avete seguito, ve lo spiego brevemente. Praticamente sono iniziati in orario i sorteggi degli ottavi di Champions League con le due urne divise l'una dall'altra. Nella prima urna c'erano le squadre che si sono qualificate come prime nei gironi e la seconda urna quelle che si sono qualificate come seconde nei gironi. Si andava a sorteggiare prima le seconde, che poi giocano in casa la prima partita degli ottavi di finale che inizieranno il 15 di febbraio. E prima partita Benfica, nell'altra urna è stato tirato su Real Madrid. Perfetto, Benfica Real Madrid. Al momento del secondo tiraggio a sorte è stata tirata su il Villarreal, ok, dalla urna quella delle seconde qualificate, ma al momento di mettere le palline per decidere quale altra squadra avrebbe affrontato il Villarreal è stato fatto un casino pazzesco, per cui è stato inserito anche il Manchester United all'interno di quella grolla da cui venivano tirate sulle palline. Manchester United che però non poteva stare in quella grolla perché era nello stesso girone del Villarreal. Quindi cosa è successo? Che Andrea Arshavin, l'ex giocatore russo che era predisposto a tirare sulla pallina, ha proprio preso la pallina del Manchester United. Quindi si è visto in diretta loro che non sapevano che cosa fare. Hanno detto no, questo non va bene, è stato ritirato su un'altra squadra che ha affrontato il Villarreal. A quel punto però il sistema ha riconosciuto lo United come già estratto. Quindi quando poi siamo andati alla squadra successiva, cioè all'Atletico Madrid, l'Atletico Madrid non poteva più incontrare lo United perché era già stato estratto secondo il sistema, ma non era così. E si è ritrovato di fronte il Bayern Monaco. A quel punto tutti fermi e alle 3 si è rifatto il sorteggio. Clamoroso.